Vai, vai. Bravo. Bravo. Il nostro impegno è stato fin da subito, da quando il campino, quello che esistente, che aveva dato una grande positività al quartiere, era purtroppo in una zona dove si creavano delle situazioni di sicurezza. Ci siamo messi al lavoro e abbiamo praticamente chiesto all'istituzione, quindi al comune, lo spostamento del campino in una zona adeguata e più sicura. Abbiamo raccolto le firme, è stato bellissimo perché abbiamo raccolto tante firme dei ragazzi che sono venuti lì, tutti volevano firmare. E poi a fine luglio abbiamo portato queste firme in comune e finalmente noi accogliamo con soddisfazione il fatto che ci sia stato aperto questo campino, perché è un punto di incontro dei ragazzi dove si può socializzare, dove si possono allontanare dalla strada, dove si può fare prevenzione per quanto riguarda il futuro. Questo campino si chiama campo di calcio libero perché è aperto a tutti, a chi ha voglia anche di sera di venire a giocare e che voglia sfogarsi un attimo, e quindi non ci sono recinzioni e ci batteremo fino in ultimo se qualcuno potrà pensare di recinciare un campino che è per tutti. Abbiamo individuato prima l'area che, come vedete, è a fianco del polo sportivo e a fianco del centro sportivo del calcio Lunetta Frassino. Una volta individuata l'area abbiamo dovuto pareggiare sostanzialmente il terreno, abbiamo seminato e a distanza di un anno siamo in grado oggi di inaugurare questo campo. È un'inaugurazione importante perché non è solo un importante per chi vuole far sport, ma anche proprio come elemento di socializzazione per il quartiere. Il campo, ci tengo a dirlo, sarà aperto a tutti, quindi tutti quelli che vogliono venire a giocare oggi possono venire a giocare in questo campo da calcio. Thank you.